Laura Pausini e le sue paure, temo sempre di non essere all'altezza. Laura Pausini si racconta in un'intervista, la paura di deludere il pubblico e quella sensazione di non essere mai all'altezza. Successo, fama e affetto del pubblico non hanno permesso a Laura Pausini di liberarsi, in questi anni, delle sue insicurezze. Ma quali sono le cose che oggi fanno più paura alla cantante? E come tenta di affrontarle senza farsi sopraffare troppo dal corso degli eventi? Sono queste le domande a cui Laura cerca di rispondere nell'ultima intervista fatta per Vanity Fair. La sua carriera e il riscontro sempre positivo ricevuto da parte del pubblico hanno, di fatto, aumentato le sue aspettative. Oggi, infatti, a livello lavorativo una è la sua più grande insicurezza, quella di deludere i suoi fan. Laura Pausini, temo sempre di non essere all'altezza. Parlando dell'uscita del suo nuovo album, Laura ha spiegato come mai lei stessa è portata a vivere questo debutto con ansia. Temo sempre di non essere all'altezza di quello che la gente si aspetta da me, ha dichiarato la Pausini. Persino gli 80 milioni di dischi venduti le mettono ansia. Sono proprio quegli 80 milioni a bloccarmi, dichiara la cantante. La paura di deludere il pubblico non mi abbandona mai. Una sensazione questa che, stando a quanto da lei dichiarato, la spinge sempre a provare e a sperimentare cose nuove. Sono molto competitiva, ma solo con me stessa, afferma. Infatti alla fine Laura, la competizione con me stessa è la mia paura, il mio dolore. Laura Pausini, prima dell'uscita del suo album in Italia per cantare a Sanremo. Come molti probabilmente già sanno, Laura Pausini vive ormai da diversi anni all'estero, dove attualmente è impegnata con altri progetti lavorativi. Prima dell'uscita del suo nuovo album, però, Laura è pronta a tornare in Italia per esibirsi a Sanremo. Lo stesso palco che tanto tempo fa le fece conoscere il successo oggi la riaccoglie come ospite internazionale, super attesa dal pubblico da casa.